Ogni mattina Rino munge le sue pecore e mette il latte in un frigorifero. Subito dopo porta le pecore al pascolo. Prima di sera Rino munge un'altra volta le pecore e dà il latte a Tosca. Tosca si annota sempre in un piccolo libro tutto quello che fa. Ora segna i litri di latte che gli ha portato Rino. Oggi Tosca inizia a fare il pecorino toscano, mettendo il latte in un pentolone dove lo scalda fino a 36 gradi. Poi aggiunge al latte il caglio di vitello che lo trasforma in un grande budino, chiamato cagliata. Adesso Tosca prende uno strano attrezzo chiamato spino e rompe il budino in tanti piccoli pezzetti. Ora Tosca prende la cagliata e la mette negli stampi per creare le forme. Poi annota sul quaderno quante forme ha ottenuto. Dopo Tosca mette gli stampi in una stanza piccola e calda dove le forme perdono tanta umidità. Il giorno dopo Tosca sala una per una ogni forma, prima da un lato e poi dall'altro. Il giorno dopo ancora toglie le forme dagli stampi, le lava e le mette in cantina, dove rimangono a maturare. Tosca mette accanto alle forme un bigliettino con un codice, per distinguerle e per capire a che lotto appartengono. Ogni tanto va a trovarla il tecnico del Consorzio di Tutela del Pecorino Toscano DOP, che vuole vedere il libretto di Tosca e le forme in cantina. Dopo che il tecnico ha fatto tutti i controlli, si può marchiare il formaggio con il marchio del Pecorino Toscano DOP. Così, a casa, quando vedi il marchio del Pecorino Toscano DOP, sei sicuro che sia formaggio di prima qualità.